Il mago di Oz. In cerca della perfida strega. Dopo una notte di sonno ristoratore nel palazzo di Oz, i viaggiatori si accinsero a partire in cerca della terra dei fifotti e della perfida strega dell'Ovest. Il guardiano dei cancelli aprì con la chiave i loro occhiali e li ripose nella scatola. Poi aprì il portone della città dello smeraldo. «Qual è la strada che conduce alla perfida strega dell'Ovest?» chiese Dorothy. «Nessuna strada, perché nessuno vuole andare da lei!» «E allora, come facciamo a trovarla?» «Se continuerete a camminare verso Ovest, sarà la perfida strega a trovare voi. Essa ha reso schiavi i fifotti e vorrà certamente fare lo stesso con voi. Perciò, attenzione!» Con queste parole che risuonavano nelle loro orecchie, gli amici si incamminarono verso Ovest. Dorothy indossava ancora il bel vestito verde che si era messa al palazzo, ma con suo grande stupore vide che era diventato bianco. Insieme ai suoi amici prese a camminare di buon passo e presto la città rimase alle loro spalle. Dovete sapere che la perfida strega dell'Ovest aveva un occhio solo, ma questo occhio era più potente di un telescopio e riusciva a scrutare dappertutto. Perciò, mentre stava seduta a una finestra del suo castello giallo, dette una sola occhiata circolare e vide i viaggiatori quando ancora si trovavano a grande distanza. Infuriata alla loro vista, afferrò un fischietto d'argento e soffiò con quanta forza aveva, convocando un branco di lupi. «Ci sono degli stranieri nel mio regno! Non sono nemmeno adatti a diventare degli schiavi! Per questo vi ordino di farli a pezzettini!» I lupi corsero via con la velocità di un lampo. Per fortuna l'omino di latta era sveglio e li udì avvicinarsi. Afferrò l'accetta e tagliò la testa al capo del gruppo proprio mentre stava per balzare su di lui. Quindi, menando gran colpi a destra e a manca, fece un gran mucchio di lupi morti. Quando il mattino dopo Dorothy si svegliò, tremò di paura vedendo quel branco di lupi pelosi. E la perfida strega si infuriò ancora di più vedendo che gli estranei erano ancora vivi. Soffiò nuovamente nel suo fischietto d'argento e convocò uno stormo di corvi selvatici. «Volate subito su quegli stranieri! Beccate loro gli occhi e fateli a pezzettini!» urlò. Appena lo spaventapasseri si avvide dei corvi che volavano verso di lui, raccomandò ai suoi amici di stendersi per terra. Poi spalancò le braccia, afferrò il corvo che guidava il gruppo e gli strinse il collo finché morì. Fece lo stesso con il secondo corvo e poi con un altro, finché tutto lo stormo giacque morto ai suoi piedi. Quando la perfida strega vide tutto ciò, una rabbia furiosa si impadronì di lei. Chiamò una dozzina di schiavi fifotti, li munì di lance acuminate e ordinò loro di sterminare gli stranieri. Ma i gialli fifotti non erano per niente coraggiosi e mentre erano in marcia, il leone emise un ruggito così potente che se la diedero a gambe levate. La strega, fuori di sé dall'ira, pestò i piedi, si strappò i capelli e digrignò i denti. Ora le rimaneva da fare una cosa sola: mettersi il berretto d'oro e convocare le scimmie alate. Si mise in testa il copricapo e recitò: «Eppepe, peppepe, cacacè, zizzazì, zuzzazì, zic!» Si udì subito un ronzio, il fruscio di molte ali, un gran cicaleccio e risate. E poi apparve nel cielo un branco di scimmie, ognuna dotata di un enorme paio di potenti ali. Il loro re, che era molto più grosso delle altre scimmie, disse: «Questa è la terza volta che usi il berretto d'oro. Chi possiede il berretto può chiamarci tre volte e darci l'ordine che più gli piace. Ma ricorda, nessuno può convocarci più di tre volte!» «E perché dovrei aver bisogno di voi un'altra volta?» ghignò la strega.
Mi avete aiutato a fare schiavi i fifotti e a cacciare il grande Oz dal mio regno. Il mio terzo ed ultimo ordine è che dovete annientare quegli stranieri che sono nel mio regno. Tutti eccetto il leone. Voglio che tu me lo porti per ammaestrarlo come un cavallo e farlo lavorare per me. I tuoi ordini saranno eseguiti, disse il re. E le scimmie alate volarono dove si trovavano Dorothy e i suoi amici. Alcune di loro afferrarono l'omino di latta e lo fecero precipitare da una grande altezza su delle rocce aguzze. E vi giacque, così malconcio e ammaccato da non potersi muovere. Altre acchiapparono lo spaventapasseri e gli tirarono fuori tutta la paglia. Poi fecero un fagotto dei suoi vestiti e lo scaraventarono sui rami più alti di un albero. Le altre scimmie legarono il leone come un salame con un rotolo di grossissima corda, rendendogli impossibile ogni lotta. Lo afferrarono per le zampe e si alzarono in volo con lui. Una volta al castello, venne rinchiuso in un recinto protetto da alte sbarre di ferro. Ma le scimmie non fecero alcun male a Dorothy. Il re delle scimmie volò verso di lei digrignando i denti, ma quando vide il segno della buona strega sulla sua fronte, si fermò di colpo. «No, non faremo del male a questa bambina, né al cane che ha in braccio», disse. Quindi con garbo prese Dorothy e Toto e li depose nel castello. La perfida strega rimase di sasso alla vista del segno sulla fronte di Dorothy e tremò di paura vedendo i suoi piedi calzati con le scarpette d'argento. Ma quando la guardò negli occhi, si sentì di nuovo padrona di sé. «Questa bambina ovviamente non conosce il potere che le danno quelle scarpe», pensò. «Dunque posso farne la mia schiava». E con una risataccia condusse Dorothy in cucina, ordinandole di lavare tutti i piatti e le pentole. Nei giorni che seguirono, Dorothy dovette lavorare sodo, viveva nel terrore di venire picchiata, ma la strega non osava toccarla per via del segno sulla fronte. Tranne Toto, l'unico amico di Dorothy era il leone. Ogni notte lei sgattaiolava fino al recinto dove era imprigionato e si sdraiava vicino a lui. Appoggiava la testa sulla sua criniera lanosa e insieme facevano degli astuti piani di fuga. Ora, dovete sapere che la perfida strega moriva dalla voglia di avere le scarpe di Dorothy con tutto il potere che esse racchiudevano. E così un giorno le giocò un brutto scherzo. Mise una sbarra di ferro invisibile in mezzo alla cucina. Così, quando Dorothy volle attraversare la stanza, non vedendo la sbarra, inciampò e cadde lunga distesa. Nella caduta perse una delle scarpe d'argento e la perfida strega se ne impossessò con un grido di trionfo. «Restituiscimi la scarpa!» strillò la bimba. «No, davvero!» rise la strega. «La terrò io e uno di questi giorni mi prenderò anche quell'altra!» Dorothy era così arrabbiata che prese un secchio d'acqua e glielo gettò tutto addosso. La perfida strega emise un urlo di paura e poi, sotto gli occhi di Dorothy, cominciò a rimpicciolirsi e a barcollare. «Guarda cosa hai fatto!» gridava. «Non lo sapevi che l'acqua mi avrebbe distrutta! Fra un minuto sarò tutta sciolta! Guarda! Ecco! È finita!» E con queste ultime parole la strega colò a terra, trasformata in una massa marrone senza forma che si sparse sul pavimento. Vedendo che si era davvero liquefatta, Dorothy afferrò la sua scarpa e corse a dare la notizia al leone, che ruggì fragorosamente dalla gioia. E anche i fifotti furono felicissimi, e quando Dorothy disse loro che non erano più schiavi, si offrirono con gioia per aiutarla a ritrovare l'omino di latta e lo spaventapasseri. Un gruppo di fifotti viaggiò tutto il giorno e parte della notte finché arrivarono alla piana rocciosa dove giaceva malconcio e ammaccato l'omino di latta.
Lo deposero con garbo su una barella e lo portarono al castello, dove gli stagnini martellarono e avvitarono, saldarono, lustrarono, finché non ritornò quello di prima. Aveva qualche toppa, questo è vero, ma aveva anche un nuovo manico d'oro per la sua accetta. Il giorno dopo Dorothy e i suoi amici organizzarono una squadra di ricerca per lo spaventapasseri. Dopo un lungo girovagare, avvistarono i suoi abiti sulla cima di un albero, così alto e liscio che era impossibile scalarlo. L'omino di latta allora lo abbatté e Dorothy raccolse i vestiti e li portò al castello, dove li riempì di paglia pulita. Ed ecco lo spaventapasseri come nuovo che si profondeva in ringraziamenti per avere avuto ancora una volta salva la vita. Gli amici passarono al castello molti giorni felici. Ma Dorothy non poteva dimenticare lo zio Enrico e la zia Emma e la sua casa nel Kansas. E così un giorno disse: «Dobbiamo tornare da Oz e ricordargli le sue promesse di aiutarci se avessimo ucciso la perfida strega».